Buongiorno a tutti quanti. È da un po' di settimane che stiamo parlando di come dare un senso alla nostra vita di credenti, no? Che non, la nostra vita di credenti ha un senso nel cambio di Dio. Ma quello che vogliamo fare noi è dare un senso ulteriore. Cosa dobbiamo fare? La parte della nostra attività non è soltanto quella di venire qui in chiesa, ma la parte importante è quella di testimoniare di Cristo. Il ritiro che abbiamo fatto verteva, se l'avete visto, tutto quanto su questo, di come possiamo uscire da qua e proclamare l'Evangelo del Signore al mondo. Abbiamo già visto nelle volte precedenti che dobbiamo rallentare, dobbiamo vedere il mondo con gli occhi di Dio, dobbiamo pregare, dobbiamo ricevere lo Spirito Santo e infine dobbiamo liberare la potenza che è in un libro, no? Non in un libro, nel libro, l'unico libro che valga la pena di leggere al mondo. Se non avete mai letto nessun libro, questo è il libro che tra l'altro è il libro più tradotto, più diffuso nel mondo. Ma qua dentro c'è la parola di Dio, qua dentro c'è la potenza di Dio. Tutto questo perché dobbiamo fare tutto questo? Versetto che chiaramente è la base di questa serie di messaggi. Atti 1, il grande mandato, quello che ci lasciava Gesù. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Due settimane fa abbiamo visto i primi due aspetti della potenza della Bibbia, soprattutto come ottenerla. Il primo metodo era questo: scegli di leggere la Bibbia. Abbiamo detto, ricordate, che una medicina non è efficace se rimane nel mobiletto del bagno o nel tiretto di casa, ma bisogna leggere, bisogna prendere la medicina, bisogna che noi assaporiamo la parola di Dio, la facciamo sciogliere dentro la bocca come fosse un pezzo di cioccolata, così che si effonde tutti quanti i profumi della parola di Dio nella nostra vita. Che sia per un'ora, che sia per 10 minuti, che sia per un solo minuto, dobbiamo assaporare quando leggiamo la parola di Dio. E la parola di Dio, vi ricordate, abbiamo detto che è come una Ferrari. Se la Ferrari sta ferma in garage non c'ha utile. Una Ferrari, questa è una Ferrari, questa è la Ferrari, credetemi, fratelli e sorelle del credente. Qua dentro c'è tutto quello che ci serve, ma dobbiamo usarla. La seconda cosa che devo fare è scegli di credere nella Bibbia. Io credo in ciò che Dio mi dice, ci credo perché è veritiero, ci credo perché è stato sempre veritiero con me, lui ha una relazione d'amore con me. Una persona che ama, che ama così profondamente, non mente mai. Dio non mente mai perché ci ama così profondamente. Io credo in quello che mi dice, anche quando ho dei dubbi. Anche quando ho dei dubbi io ci credo, perché la fede serve proprio nel momento in cui mi vengono dubbi. Fin qui erano le cose, il ripasso delle settimane scorse. Vediamo le cose nuove di questa settimana. La terza cosa che devo fare attraverso la Bibbia è questa: scegli di proclamare la Bibbia a voce alta. La fede arriva ascoltando, la fede non arriva così per caso. Nella prossima pagina, Romani 10:17, Paolo dice: la fede dunque viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio. Cosa significa questo? Noi dobbiamo leggere la Bibbia, sì, dobbiamo leggerla, ma la dobbiamo leggere a noi. Perché noi spesso che cosa facciamo? Leggiamo la Bibbia, la leggiamo. Hai mai provato di leggerla a te? Mi spiego meglio. Quando tu leggi, a chi leggi? La stai leggendo per te, ma è differente se tu la leggi a te. È come se qualcuno te la dicesse, tu la dici a te stesso. Dichiara la Bibbia, leggi la Bibbia a voce alta, dichiara quello che sta scritto nella parola di Dio a te stesso, dichiara le paure, dichiara i demoni, vedrai che fuggiranno. Gesù dice così:
in Matteo 17, versetto 20. Se avete fede quanto un granello di senape, potrete dire a questo mondo: passa da qui a là, e passerà, e niente vi sarà impossibile. Ma qual è la montagna che devi spostare nella tua vita? Qual è la cosa che devi muovere nella tua vita? Allora, combina la tua fede, la fede che è in Cristo, assieme con la parola di Dio. Abbina le tue preghiere assieme alla parola di Dio. Abbina la richiesta dello Spirito Santo per venire assieme alla parola di Dio. E proclama la parola di Dio in quella situazione che stai vivendo. Se ci credi, se la leggi, allora la proclami. Ebrei dice questo: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. E Proverbi dice: morte e vita sono in potere della lingua. Confessare ad alta voce la parola. Confessare ad alta voce la parola. Le parole, dice Proverbi, hanno un potere di vita o di morte. Le tue parole hanno un potere di vita o di morte anche sulla tua vita. Le tue parole possono costruire o possono abbattere. Le tue parole possono guarire o possono schiacciare. Le tue parole possono dare vita e distruggerlo, portare speranza o portare disperazione. Quali parole vuoi scegliere come credente? Ovviamente la domanda è la parola. Noi dobbiamo scegliere le parole che portano vita, che guariscono, che costruiscono, e quelle parole sono contenute qua dentro, all'interno della parola di Dio. Quali parole? Parole di speranza o di paura? Quali parole vuoi mettere? Di dubbio o di fede? Di odio o di amore? Sai, quando leggi la Bibbia, a voce alta, non sono le tue parole, tu puoi credere che stai leggendo tu, che la tua voce è tua, ma sono le sue parole, sono le parole di Dio. È la parola. Cosa devi fare? Devi cercare nella Bibbia, e sicuramente il Signore te lo manderà, le parole che il Signore vuole dirti nella tua situazione, perché sta parlando a te in quel momento. Facciamo qualche esempio pratico. Ti senti schiacciato, ti senti schiacciata da una situazione, da una cosa che sembra più grande di te? La parola dice questo, Filippesi 4:13. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Per favore, me lo leggete a voce alta. Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quando ti trovi schiacciato, dillo alle tue situazioni. Quando ti trovi in un momento che non sai che cosa fare, dici: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Dillo, urla, tira fuori la voce. Per esempio, un altro esempio: se sei in una crisi finanziaria, che magari non è provocata da te, sei stato licenziato, sei stata licenziata, tu non hai altro a che fare, se hai timore di come andrai avanti, allora la Bibbia dice, sempre in Filippesi, capitolo 4, versetto 19: il mio Dio provvederà ad ogni vostro, ad ogni mio bisogno, secondo la sua gloriosa ricchezza in Cristo Gesù. Però non limitate a sottolinearlo sulla Bibbia, perché noi che cosa facciamo? Vediamo un pezzetto: ah, questo mi piace, bello. Dillo, urlalo. In una situazione del genere, di io, il mio Dio provvederà ad ogni mio bisogno, lo devi dire, devi sentirlo con le tue orecchie. Terzo e ultimo esempio: ti senti circondato da persone che vogliono il tuo male, che ti vogliono distruggere, ti senti sola, la parola dice questo, Salmo 62, versetto 2: Dio solo è la mia rocca e la mia salvezza, il mio alto rifugio, io non potrò vacillare. Però non fermate a scriverlo su un post-it e metterlo sul frigorifero, perché rimane lì.
Dillo, dillo a te stesso, proclama la voce alta così che entri dentro di te, così che tu lo senta e gli spiriti anche lo sentono. Anche gli spiriti che vogliono abbatterti lo sentono e gli spiriti hanno paura di quello che tu dici, hanno paura della parola di Dio. Sapete, spesso si dice che il maligno è bravissimo a ricordarti e a metterti paura e dirti che fine farai. Quando succede, tu ricorda al maligno che fine ha fatto. Perché lui già l'ha fatta quella fine. Tu digli, ricordagli lo stagno di fuoco dove lui sarà. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia, abbiamo detto che modifica, la volta scorsa abbiamo detto che modifica la nostra vita di credenti. La parola è all'opera in maniera potente in colui che crede. Se tu ci credi, allora la parola opera in te, la devi ascoltare. Ciò che Dio dice, lo dice a te, ma dillo ad alta voce, non ti fermarti soltanto a leggerlo. Questo cambierà il modo di vedere le tue cose. L'ultima cosa che devi fare per avere la potenza della Bibbia è questo. Scegli di agire sulla Bibbia. Che cosa significa questo? Tu puoi dire di credere nella Bibbia. Io credo che questa parola di Dio, che Dio ha divinamente ispirata, che tutto quello che sta qui dentro è una parte integrante di quello che è il volere di Dio per la vita. Ok? Tu puoi dire di credere. Ma ci credi per la tua vita? Sapete, perché è facile dire a un altro che è in difficoltà economica, non ti preoccupare, la parola dice che Dio provvederà. Ma quando l'altro sei tu, ci credi, ce la fai a credere, lo applichi a te stesso. Giacomo, il fratello di Gesù, dice questo in Giacomo 1, versetto 22: non ingannate voi stessi, non accontentatevi di ascoltare la parola di Dio, mettetela anche in pratica. Giacomo dice: non l'ascoltate soltanto, perché se l'ascoltate non c'è frutto, la dovete mettere in pratica. Ma non devi cercare di farla mettere in pratica da un altro, sei il primo tu che devi mettere in pratica, sei il primo tu che devi ricevere la parola di Dio. Sei la prima tu che deve credere in quello che dice agli altri: Dio provvederà, Dio ti aiuterà, Dio sarà la tua rocca. Se tu non ci credi per primo, come potrai testimoniare agli altri? Gesù ha detto così in questa prima parola, Matteo 7, versetti da 24 a 27. Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sulla roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i venti, i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito questa casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole, ma non le mette in pratica, sarà paragonato ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Un consiglio: non dire mai al predicatore le tue parole mi hanno toccato questa domenica se non sei pronto a mettere in pratica quelle parole da lunedì. Non glielo dire. Sii onesta con te stessa. Perché se una cosa ti tocca, prenderla in balza. La parola di Dio ti deve entrare, non ti deve toccare, ti deve riempire la parola di Dio, deve portarti a cambiare. È come un bambino che si siede in classe, ma si rifiuta in qualsiasi momento, per tutto quanto l'anno scolastico, di fare i compiti che gli sono stati dati dai professori. E poi a un certo punto arrivano gli esami, senza riferimento a cose che succederanno prossimamente, a qualche membro di questa chiesa, arrivano gli esami e non sai fare niente, non è il caso questo assolutamente, non sai fare niente, ma è il professore che ha sbagliato, no, sei te che non hai fatto i compiti. Gesù dice che se vuoi che la tua vita abbia stabilità, se vuoi che la tua vita abbia significato, che abbia potere,
potenza, se vuoi superare i problemi della vita, le prove, devi inserire la parola, la sua parola, la parola di Gesù, la Bibbia, all'interno della tua vita e costruirci sopra, e costruire sopra la parola, perché questa è la roccia. Al termine di questi quattro messaggi su come dare senso alla nostra vita, vorrei concludere suggerendo cinque lezioni veloci sulla base di questa parabola. La prima è: ognuno sta costruendo la propria vita. Questo è una cosa fisiologica. Sia che siamo abituati o che siamo stolti, sia gli abituati e gli stolti stanno costruendo. La differenza è dove costruiamo. Dove costruisce lo stolto e dove costruisce l'abituato. La domanda mia è: su che cosa stai costruendo tu? Su che cosa stai costruendo la tua vita? Su quali basi stai costruendo? Stai costruendo sulla roccia o stai costruendo sulla sabbia? La seconda lezione è questa: prima o poi arriverà la tempesta. Gesù dice: la tempesta arriva. La tempesta, Gesù dice, è inevitabile. La tempesta nella vita delle persone prima o poi arriva. Allora, come capisci la differenza tra un uomo avveduto e un uomo stolto? Qual è la cosa che ti fa vedere che è avveduto e stolto? Non il fatto che arriva la tempesta, perché in questa parabola la tempesta arriva tanto per l'avveduto quanto per lo stolto, e non dipende nemmeno dal fatto che legge la Bibbia o che va tutte le domeniche in chiesa, perché Gesù sta parlando di due persone che tutte e due ricevono la stessa parola. L'avveduto riceve la parola e lo stolto riceve la parola. Gesù dice che entrambi attraversano le stesse tempeste. Gesù dice che anche entrambi attraversano le stesse alluvioni, le stesse inondazioni. Gesù dice che ambedue hanno su di sé gli stessi tipi di vento. Allora, qual è la differenza fra lo stolto e l'assenato? L'avveduto costruisce la sua casa sulla roccia, lo stolto sulla sabbia. È quello che fa la differenza. L'uomo avveduto ha ascoltato la parola e l'ha messa in pratica, roccia. Lo stolto ha ascoltato la parola, ma ha ascoltato, l'ha toccato, come dicevamo prima, l'ha toccato, l'ha sfiorato, è passato e è andato lontano. La parola deve rimanere come roccia dentro di te. La differenza non sta nell'udire, la differenza sta nel fare. Quante volte abbiamo detto amare non è un sentimento, ma è un'azione? La stessa cosa vale per la parola di Dio. La stessa cosa anche vale per la fede di Dio. Amare non è un sentimento, ma è un'azione. Credere nella Bibbia, credere nella parola, non è un sentimento, ma deve essere un'azione. Se amo Dio solo con il sentimento e credo in Dio solo con il sentimento, e non ne tratto nessun vantaggio, e non potrò essere una luce per Cristo. Ma se amo Dio con il sentimento, ma poi agisco in base a quello che Dio mi dice di fare nella parola, allora sì che brillerò e avrò un vantaggio e sarò un faro per il Signore. La differenza sta solo non sta soltanto nel rallentare, perché posso rallentare, sì. Non sta soltanto nel vedere con gli occhi di Dio. La differenza non sta soltanto nel pregare. La differenza non sta soltanto nel ricevere lo Spirito Santo. La differenza non sta soltanto nel leggere, nel credere, nel proclamare ad alta voce, ma sta nell'agire in base a tutto questo. Nell'agire in base a quello che ho visto e ho sentito, che ho letto, che ho proclamato. Ma bisogna che lo metto in pratica. La differenza sta nel mettere in pratica e costruire la mia vita sulla roccia, che è la parola di Dio. Ora, come fare? Non è semplice. Sinceramente non è semplice, perché questo significa modificare gran parte di come sono strutturato io come persona. Perché sapete, noi siamo stati strutturati dall'inizio
come esseri che dicono io e mio. La prima parola che imparano i bambini è famoso, qual è? Mio. 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 Io. Mio. Io. E invece dobbiamo strutturare, significa impegnarsi non più a dire io, ma a dire Dio. Costruirò i miei rapporti secondo non quello che dico io, ma secondo quello che dice Dio. Gestirò la mia attività non secondo quello che dico io, ma secondo quello che dice Dio. Gestirò i miei soldi non secondo quello che dico io, ma secondo quello che dice Dio, attraverso la sua parola. Prenderò le mie scelte morali attraverso la parola di Dio, non secondo quello che dico io. Vivrò il mio matrimonio secondo quello che dice Dio. Tratterò i miei amici, ma tratterò i miei nemici, soprattutto non come voglio io, ma come dice Dio. Questo è più difficile, perché io vorrei alzare il mio amico. Dio dice che la vendetta spetta a lui. Terza riflessione. L'uomo avveduto crede nelle tempeste, lo stolto no. L'uomo avveduto crede che arriverà la tempesta. Lo stolto dice, vabbè, ma tanto dove costruisco, costruisco. O sulla roccia, sulla sabbia, vabbè, ma tanto poi vediamo. No? No. Ecco perché l'uomo saggio costruisce con attenzione, mentre lo stolto costruisce dove gli pare. Quarta riflessione. La casa che cade, cade quando? Quando è più necessaria. Perché la tempesta, finché non c'è la tempesta, una casa sulla sabbia, una casa sulla roccia vale la stessa cosa, rimane. Ma quando è che ti serve soprattutto la casa sulla roccia? Che regga? Quando c'è la tempesta. Quando c'è la tempesta. Quando sei invulnerabile. Quando ti serve il riparo. Quando c'è tutto quanto che coopera contro di te e arrivano i venti, arriva l'alluvione, arriva la grandine, arriva tutto quello possibile. Ti serve un rifugio. E allora, se hai costruito sulla roccia, tu avrai un rifugio. Se tu hai costruito sulla sabbia, la casa crolla, e dice Gesù, con grande rovina di chi è dentro, ti vengono anche le regole in testa. Quinta riflessione. Non aspettare che la tempesta inizi per costruire sulla base giusta. Non puoi dire, oddio, arriva la tempesta, adesso costruiamo. Dov'è la roccia? Dov'è la roccia? No, qui c'è sabbia, qui c'è fango, qui c'è acqua. Cerca la roccia prima. Cerca la roccia nei momenti radiosi, nei momenti belli, nelle belle giornate dove tutto va bene. Dice, oh, guarda che bella giornata. Costruiamo sulla roccia. Leggiamo la parola di Dio. Impegniamoci a trasformare la nostra vita. Impegniamoci a diffondere l'Evangelo. Costruiamo sulla roccia nel momento in cui c'è il sole. Perché quando arriva la pioggia, il vento, le alluvioni, quello è troppo tardi e non troverai la roccia da costruire. Inizia adesso, prima che la tempesta arrivi. Io sono sposato da 26 anni con Janet e siamo innamorati l'uno dell'altra da più o meno 37. Abbiamo detto che gran parte della nostra, a questo punto siamo arrivati al punto dove è più il tempo che abbiamo vissuto insieme e siamo stati innamorati di quello che abbiamo fatto da solo. Allora, se io dico di amarla, se io dico di avere amore per lei, non posso costruire la mia vita senza prima pensare alle cose che a lei fanno piacere, alle cose che a lei la fanno sorridere, a quello che lei mi dice di fare o di non fare, a quello che rende il nostro un rapporto speciale di intimità, dove ci capiamo anche senza parlare. Non posso non pensare a quello che la rende amata. Questo vale la stessa cosa per Dio. Se io sto costruendo la mia vita insieme a Dio, non posso non pensare prima a quello che fa piacere a Dio, a quello che gli piace, a quello che lo fa sentire amato. Perché Dio è amore, Dio non ha amore, Dio è amore, ma a Dio piace essere amato, piace che un figlio si rivolga, che una figlia, un figlio, una figlia si rivolga a lui dicendo
padre ti ama. Quale padre, quale madre non ama sentirsi dire questo dai propri figli, dalle proprie figlie? E tutto questo è il sentimento che nutro. Io non lo nutro per un essere imperfetto come mia moglie, magari meno imperfetto di me, ma sempre imperfetto. E figuratevi che tipo di sentimento dovrei nutrire per l'essere perfetto al mondo, la fonte della perfezione di Dio. Se dico di amare Dio, devo vivere come Dio vuole che io viva. Se io dico di amare Dio, io devo fare quello che Dio vuole per me, guardando il mondo con i suoi occhi, parlandogli in preghiera, accogliendolo ogni giorno tramite la chiesa dello Spirito Santo, perché ce l'avrò sempre a fianco, ma soprattutto lasciando che la parola, la sua parola, lavori nella mia vita. Io posso dirti come la parola agisce su di me, come in questi 45 anni in cui sono credente, man mano nelle stagioni della mia vita la parola ha trasformato la mia vita, di come è intervenuta nella mia vita. Forse ti ritroverai in qualche cosa che ti dico adesso. Per me la Bibbia è, per me la Bibbia è una spada che uccide i miei nemici. Quante volte ho sconfitto le persone che mi volevano male tramite la parola? Quante volte io ho trovato rifugio e aiuto alle persone che volevano farmi male attraverso la parola di Dio, capendo che, e sentendomi amato e capendo quello che voleva Dio in quella situazione. La Bibbia per me è un bisturi che mi apre. Il bisturi fa male. Qualche volta ho bisogno che la parola apra con il bisturi e tolga qualche cosa di malato da me, qualche cosa che non va bene, quel tumore che adesso è limitato ma potrebbe coinvolgere tutta quanta la mia anima. Allora fa male, sì, perché taglia, ma porta via. La parola è un bisturi. La parola è un unguento che guarisce le mie ferite. Quante volte sono stato ferito? Anche ogni giorno, ogni giorno vengo ferito. Tutte le volte io metto sulle mie ferite l'unguento della parola, la spalmo sulle mie ferite e le guarisce. La parola per me è un seme che produce frutti. Io semino la parola e vedo persone che vengono al Signore. Se sono andato al Signore non perché ero bravo io, ma perché io ho seminato i semi della parola nella loro vita. La parola per me è un fiore che si dispiega e rilascia la sua fragranza. Quando io leggo la parola a voce alta, soprattutto, la stanza si riempie del profumo della parola di Dio. È come se ci fosse un fiore bellissimo. La fontana, la parola per me è una fontana che rinfresca l'anima e dà vita. Quante volte sono arrivato arido nella giornata, Signore, che brutta giornata, sono secco oggi. Apro la parola e diventa un terreno morbido, perché è una fontana di la parola che si riversa su di me. La parola per me è una luce che penetra nell'oscurità. Quante volte ho detto, Signore, io non capisco, io non vedo questa situazione come va a finire, e mi sono rivolto alla parola di Dio e Lui ha aperto uno scenario. La parola è una luce. La parola per me è uno specchio che rivela la verità su di me. E queste volte, e tante volte, queste sono le volte in cui non mi piace, mi ci specchio e non mi ci vedo, dicendo, questo non sono io. E invece Dio mi dice, sì, è vero che non sei così, ma io voglio che tu diventi così, che
che tu lavori fino a che sei vivo per diventare come è quest'immagine che io ho scritto qua. La parola per me è una bussola che mi indica la via verso casa. Quante volte ho perso la via? La via di un credente succede. Di dire ok, no, è troppo, no, questa cosa Signore non la faccio, no. Non la voglio fare, no, non la voglio fare. E il Signore mi ha forzato a dire Marco leggi, Marco studia, Marco medita. E a quel punto ho trovato che veramente lui mi stava indicando la via giusta. L'ho vista soltanto a posteriori, dicendo, Signore, tu non mi hai fatto vedere tutto questo all'inizio. E lui mi risponde, sì Marco, perché ti saresti preoccupato? Ma la parola me l'aveva detto in anticipo. La parola per me è una finestra nel cuore di Dio. Se voglio sapere cosa pensa Dio di me, apro la parola di Dio, soprattutto i salmi, soprattutto nei salmi. La parola per me è l'acqua. La parola per me è il latte, il pane, la carne. La parola per me è il miele della parola della vita spirituale. Abbiamo qui due produttori di miele. Com'è il miele? Buono, dolce, lenisce. Il miele viene usato per una quantità di cose belle. Guarisce le ferite, ristora l'anima. Viene usato come bevanda d'estate. Viene usato come lenitivo per il mal di gola. Ma la parola per te è il miele della mia vita spirituale. Se ti ci ritrovi anche tu, se quello che è vero per me della Bibbia è vero anche per te, allora leggi la parola di Dio, continua a leggere la parola di Dio, scegli di leggerla, scegli di credere nella parola di Dio, scegli di proclamare la parola di Dio e scegli soprattutto di agire e di costruire sulla roccia che è la parola di Dio. Andiamoci a pregare. Grazie Signore, grazie di averci lasciato il libro, di averci lasciato la tua parola, la tua testimonianza che è scritta in maniera chiara per ciascuno di noi, per ciascuno di coloro che vogliono leggerla, sta scritta là. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega assieme a me queste cose nel tuo cuore. Signore, io voglio scegliere di leggere la tua parola, voglio scegliere di coltivare la passione per leggere la parola che è la Bibbia, e io voglio scegliere di credere in te, perché tu sei un Dio veritiero che non mi ha mai mentito, mi ha sempre aiutato e mi è stato sempre a fianco. E Signore, voglio proclamarla a me stesso, a me stessa, voglio leggerla ad alta voce, voglio scacciare le mie paure, i demoni, attraverso la potenza che sta nella tua parola. E soprattutto, Signore, voglio costruire attraverso la tua parola, voglio costruire sulla roccia della tua parola. Voglio scegliere di agire in base alla tua parola, di dire meno io e più Dio, di sottomettere la mia vita a quello che è il tuo volere per me. Tutte queste cose le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen. Amen. Amen.